Buongiorno, ben ritrovati. Ospedale Sant'Anna di Sanfermo. È il momento forse più doloroso, il carro funebre con a bordo la salma di Don Roberto Lascia, l'ospedale Sant'Anna di Como. Momento molto intenso, vedete c'era anche appunto all'esterno la polizia locale, la polizia penitenziaria. In questo momento il carro funebre appunto ha lasciato l'ospedale Sant'Anna dopo che la procura di Como ha dato il nulla osta quindi per il funerale, che non si svolgerà però da quanto si è potuto apprendere a Como, ma sarà in forma privata in Valtellina. La salma quindi dovrebbe raggiungere in queste ore proprio la Valtellina, lo confermeremo tra poco, quindi via libera della procura di Como che avete visto ha autorizzato la via libera appunto per il funerale, che però come dicevamo non dovrebbe essere a Como ma in Valtellina. Quindi la salma di Don Roberto ha lasciato, avete visto proprio pochi attimi fa, scortata dagli agenti della polizia locale e della polizia penitenziaria alla quale era molto legato, l'ospedale Sant'Anna, l'obitorio dell'ospedale Sant'Anna dove sono stati svolti tutti gli accertamenti, e a questo punto ora si aspetta solo la conferma per l'ultimo saluto al parroco ucciso martedì mattina. Grazie per averci seguito dall'ospedale Sant'Anna, è tutto, linea allo studio.